Berta Benz era la moglie di Carl Benz ed è stata la prima persona a guidare un'automobile e a percorrere una lunga distanza. Nel 1888, Berta supportò non solo emotivamente ma anche economicamente il marito in questa importante invenzione che ha cambiato letteralmente il mondo. La storia del primo viaggio, di nascosto dal marito, Berta con i suoi due figli, Richard e Eugen, iniziò un viaggio a bordo della Patent Motorwagen, ovvero la prima automobile della storia. Somigliava molto più a una carrozza che a un'auto come la conosciamo noi oggi, ma questo non le impedì di percorrere circa 100 km Da Manne in a Pforzheim, una tratta banale oggi, ma per la coraggiosa donna all'epoca non fu affatto facile. Si trovò. Infatti, a fronteggiare diverse difficoltà di natura tecnica, si fermò da un calzolaio per riparare la pelle della ganasce del freno, con una spilla del cappello pulì un condotto del carburante, ostruito e, pare. Con le calze risolse un problema al cavo di accensione utilizzandole come isolante. In questa vicenda incontriamo anche il primo distributore di carburante della storia. Berta, infatti, si fermò presso una farmacia di Wislock per acquistare della ligroina, una benzina solvente che serviva per alimentare la Patent Motorwagen, il sostegno di Berta Benz, una donna eccezionale. Dotata di coraggio e intuito, ha supportato l'idea del marito mettendo a disposizione il patrimonio ereditato e portò all'attenzione del mondo l'incredibile invenzione. La Benz Patent Motorwagen. Con il suo viaggio dimostrò che l'automobile era un mezzo che tutti potevano usare e il suo coraggio è stato determinante per il successo di questa invenzione rivoluzionaria. Berta Benz è entrata a far parte nel 2016 nell'Automotive Hall of come prima automobilista della storia, accanto a suo marito e ad altre figure illustri del mondo dell'auto, da Ferrari e a Pininfarina, anche il nome Mercedes ricorda il nome di una donna molto cara a Emil Jelenk, fondatore della celebre casa automobilistica.